Fratelli carissimi, oggi celebreremo con il Signore la sua firma sulla Ketubah. La Ketubah era il documento, il contratto con il quale lo sposo, nel matrimonio ebraico, si impegnava a proteggere, ad alimentare, a custodire, ad amare in fondo la sua sposa. Era un contratto fondamentale. I due, lo sposo e la sposa, non potevano passare a vivere insieme sino a che questo contratto non fosse pervenuto nelle mani della sposa, e perveniva nelle mani della sposa nella celebrazione nuziale, insieme a tutte le benedizioni. Un contratto molto concreto, niente di mistico, niente di particolarmente sentimentale. Era la dura, cruda realtà. Perché l'amore spesso è duro e crudo, perché l'amore è reale o non è amore. L'amore o entra nella realtà o è soltanto un povero sentimento che un colpo di vento si porta via. E oggi, di fronte alla passione del nostro Signore Gesù Cristo, ci troveremo a contemplare tutte le clausole che Lui ha scritto con il suo sangue, le clausole alle quali si è impegnato di ottemperare, di compiere, per assicurare a noi la vita eterna, per assicurare a noi la sua protezione, per portarci sotto la sua ciuppà, sotto il suo tetto, per portarci nel cielo, per portarci dove lui è andato per prepararci un posto. Il cuore della passione è il Getsemani, fratelli carissimi, perché nel Getsemani possiamo scoprire la nostra realtà e abbandonarci completamente alla sua realtà, alla realtà del suo amore. La nostra realtà qual è? Che dormiamo, fratelli, che ci siamo addormentati, oppressi dalla paura, oppressi dalle preoccupazioni, oppressi dal peso che suppone amare veramente, amare sino alla fine. Siamo stati infedeli, per questo siamo una sposa adultera, una sposa addormentata nel proprio ego, da difendere a tutti i costi. Questo accade nel matrimonio, questo accade nella relazione con i figli, questo accade in ogni aspetto della nostra vita. Siamo lì, dormienti. Nel Getsemani è profetizzata tutta la passione, perché nel Getsemani Gesù accoglie il calice, amaro, amarissimo, che il Padre gli presenta. È il calice della nostra vita, fratelli. È il calice che reclama il suo sangue. Altrimenti saremmo restati sporchi, adulteri, con un cuore di prostituta. È il calice del sangue con il quale il Signore si è impegnato a ricrearci, a ridonarci la verginità perduta. Una promessa sposa che non è più vergine, se si scopriva questo durante la prima notte di nozze, la sposa era ripudiata e consegnata perché fosse lapidata. Le pietre che abbiamo visto qualche tempo fa, destinate a quell'adultera, sono le pietre che oggi meritiamo, io e te, per i peccati commessi contro il corpo di Gesù Cristo, che è nostro marito, che è nostra moglie, che sono i fratelli, che sono le persone per le quali non abbiamo perduto la nostra vita, le persone che non siamo stati capaci di amare, le persone di fronte alle quali non abbiamo potuto inginocchiarci. Per questo dormiamo, fratelli, costantemente, sfuggendo dalle responsabilità. Ma Cristo è lì, Cristo è nello stesso giardino, ci ha portati con sé a sperimentare, e non siamo stati capaci di vegliare con Lui nemmeno un'ora, nemmeno un'ora, nemmeno un istante. Non abbiamo potuto sostenerlo. La Ketubah era un contratto unilaterale, fratelli. Lo firmava lo sposo, c'erano anche dei doveri della sposa, ma era lo sposo che prendeva la responsabilità della famiglia. È fondamentale, perché questo è il cuore di tutta la scrittura. Nei momenti topici dell'alleanza, Abramo dorme. Nel momento importante della trasfigurazione, i discepoli non ce la fanno, dormono. Il momento fondamentale del Getsemani, tu ed io ci addormentiamo, incapaci di essere l'aiuto valido per lo sposo. Siamo stati creati per essere un aiuto valido, cioè per essere carne della carne dello sposo, e non siamo stati capaci. Per questo oggi lo stupore è infinito. Di fronte a che cosa? Allo sposo che prende la nostra incapacità, che prende la nostra debolezza, che prende il nostro sonno e ci si infila dentro, ci si addormenta. Lui per destarci, per consegnarci il contratto con il quale ci fa suoi, con il quale ci riscatta, con il quale lava ogni nostra colpa, con la quale ci presenta come vergine, pura, senza macchia, senza ruga, bellissima, come uscita dalle mani del Padre, la sua sposa degna, degna dell'agnello, degno di ricevere
il libro, di ricevere l'alleanza, di ricevere questa Ketubah celeste che era la Torah sul Sinai e il discorso della montagna nel Nuovo Testamento, cioè la vita stessa di Gesù Cristo. Tutta la legge, dice San Paolo, si riassume nell'amore. L'amore a Dio e l'amore al prossimo si riassume in Gesù Cristo, che ha amato Dio, ha amato il Padre, con tutta la sua carne, con tutta la sua mente, con tutto il suo cuore, con tutta la sua volontà. L'ha amato sino a sudare sangue, a sperimentare nella passione tutto quello, tutta l'angoscia che aveva sentito e provato nel Getsemani. Ascoltiamo, fratelli, vi invito ad ascoltare la passione con compunzione, con il cuore contrito, con il cuore innamorato. Con il cuore di una donna che ha fatto tutto per tradire, per deludere il suo sposo e si trova oggi di fronte a uno sposo che fa di tutto per riconquistarla, che passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, colpo di flagello dopo colpo di flagello, insulto dopo insulto, sputo dopo sputo, spina dopo spina, ha cancellato con tanta tenerezza ogni peccato, tutto ciò che ci ha resi fino ad oggi indegni di lui, per arrivare alla nostra tomba, in questo sonno nel quale siamo precipitati, che è l'incapacità di amare, per arrivare al nostro sonno e farci nuovi, risuscitarci con Lui, sposarci definitivamente con Lui. Fratelli carissimi, è il cielo che scende sulla terra, come abbiamo visto ieri, Gesù inginocchiato davanti a te, davanti a me, che porta quel cielo da quale noi siamo scappati, siamo stati cacciati, che abbiamo rifiutato, ce lo riporta davanti, ce lo porta dentro la nostra tomba, dentro al nostro sonno. Unica condizione, unica condizione, essere quelli che siamo. Che cosa siamo? Delle spose addormentate, la bella addormentata, risvegliata dal bacio del principe. Questo siamo, fratelli. Noi aspettiamo da una vita l'incontro con lo sposo. In tutto noi abbiamo cercato lo sposo che avevamo tradito, come accade sempre, fratelli. Una donna che tradisce il suo marito, un marito che tradisce sua moglie, è perché sta cercando nell'amante quello che avrebbe voluto trovare nel marito o nella moglie e che per inganno del demonio gli è stato sottratto. Alla vista, noi abbiamo cercato Cristo, come dice il Cantico dei Cantici, ti ho cercato senza trovarti, ma quando dormivo il mio cuore vegliava. Ecco l'unica condizione, essere noi stessi, essere addormentati, va bene, quello siamo, non si tratta di fare chissà che cosa, accettiamo che siamo incapaci di tutto, ma il nostro cuore, come brace sotto la cenere, veglia, scoppietta, perché desidera Lui. Questa è la notte della Pasqua, l'attesa del cuore che non si è mai addormentato, perché non può essere placato, come dice Sant'Agostino, non può essere in pace fino a che non trova l'amore dell'anima sua, Gesù Cristo nostro Signore, che ha scritto questa Ketubah, questo contratto, il compimento della legge, il compimento della Torah, il compimento del discorso della montagna, l'amore sino alla fine, l'ha scritto con il suo sangue e ce lo consegna. La Ketubah era di proprietà della sposa, era un memoriale, era appesa nella stanza di casa perché la donna sempre potesse avere davanti l'impegno di suo marito e appoggiarsi in quell'impegno, sottometterti, ecco il significato di essere sottomessi, mettersi sotto la protezione, ogni giorno, in ogni lavoro, in ogni occupazione, in ogni sacrificio per la casa, per i figli, per suo marito, sapeva che era sotto questo tetto, sotto questo mantello di amore e di misericordia del suo sposo. Bene, questo è il nostro trofeo, il trofeo che ci viene consegnato con la Pasqua, ci viene consegnato con il battesimo, ci viene consegnato con la notte delle notti, la vita stessa dello sposo, scritta con il suo sangue nel nostro cuore, perché possiamo essere una carne con lui e vivere con lui la vita nuova, la vita della sposa bellissima, dello sposo più bello che ci sia, l'amore, amati per amare con lui, amati per amare in lui, ogni persona che ci è accanto, in questo troverà vita il nostro matrimonio, il nostro celibato, la nostra solitudine, la nostra malattia, in questo troverà vita in noi la stessa passione, lo stesso patire per amore di Gesù Cristo per ciascuno di noi. Sapremo amare nella misura in cui in questa Pasqua ci lasceremo amare da Cristo. Dicono i rabbini che non si possono celebrare i kiddushim, i matrimoni, la santificazione della sposa e dello sposo nella volontà di Dio senza il vino, il calice che Gesù ha accettato nel Getsemani, colmo del suo sangue, del suo amore, che è l'unica fonte vera della nostra gioia.